Ciao a tutti, sono quella che fa sempre le premesse ed oggi siete benvenuti in questa nuova premessa. Poi ci sarà un video dentro questa premessa, ma ovviamente inizialmente c'è una premessa. La premessa di oggi è che io utilizzo Giristash per avere i materiali da usare in indone. Ho cominciato ad utilizzarlo dopo aver finito per la terza o quarta volta Grindon, dopo aver fatto l'hardcore e aver finito tutti gli achievement, perché a quel punto mi serviva soltanto fare molto crafting per le reliquie. Di conseguenza non avevo altro interesse se non quello. Non sono una persona che dice che io usa Giristash e cheater, perché dipende da come lo si usa. Ovviamente se ti vai a potenziare il personaggio al massimo, a mettere 1000 punti di skill e quant'altro, sì, sei un cheater. Però se lo usi soltanto per questo motivo e soprattutto non ti farmi equip e quant'altro, non ci vedo nulla di male. Detto questo, chiamatemi pure cheater, non mi interessa. In questo nuovo video parleremo del crafting, una cosa molto semplice e molto difficile all'interno di Windows. Dico molto semplice e molto difficile perché nel momento in cui capisci il meccanismo, diciamo, diventa un po' più semplice forse, diventa quasi una cosa spontanea da fare. Tuttavia, all'inizio si può sembrare una cosa difficile, e ricordo che comunque in Grindon il crafting non è assolutamente una cosa opzionale, perché serve quasi per tutto, per craftarsi i componenti, quelli più rari, quando abbiamo bisogno di poter liberare o a meglio ristorare gli altari, e ci servono anche per l'equipaggiamento questi componenti. Le reliquie che sono essenziali, ma in realtà anche tante altre cose di cui otterremo poi i recipienti, le ricette, come le volete chiamare voi. Le blueprint, ecco. Piccola premessa dentro questa premessa. So, faccio ridere, va bene. Comunque, dicevo che per ottenere più blueprint possibili, o comunque tutte quelle del gioco, io ho fatto un sacco di volte, vediamo in infranto, ma quando dico un sacco di volte dico veramente un sacco di volte, credo che la metà delle mie ore le ho passate soltanto nel rame infranto, e sono riuscito ad ottenere veramente quasi tutte le blueprint che mi mancavano, anche scambiandole con altri giocatori. Quindi vi consiglio comunque di cercare sempre il mercato per queste cose, perché vi può aiutare soprattutto per quelle blueprint molto rare. Detto questo, possiamo appunto cominciare. Se siete all'inizio gioco e non trovate il fabbro, vi consiglio di andare a Conclave dei Tre nel DLC Forgotten Gods, perché qui è sempre fisso il fabbro, non avete problemi sotto questo punto di vista. Innanzitutto, la spiegazione adesso verrà fatta sulle reliquie, però in realtà prima di fare tutto questo basta vedere le figure qui per capire cosa andiamo a craftare. Questo sarebbe per le reliquie, le rune sarebbero fondamentalmente quelle che si mettono sulla medaglia. E sono o rune, sono chiamate nel gioco o rune o glifi. Mentre invece, per quanto riguarda il resto, l'equipaggiamento, qui è un po' il discorso più complesso, perché quasi tutte le cose hanno bisogno di blueprint, quindi insomma è un po' complicato da spiegare. Poi, ad esempio, c'è questa daga qui, sì, questa daga qua, scusate, che viene usata per craftare una reliquia, e per craftare questa daga avete comunque bisogno di una ricetta, per farvi un esempio. Quindi sotto questo punto di vista sì, è un sistema un po' complicato, però ripeto, nel momento in cui si capisce il meccanismo è più facile.
In realtà adesso ripeto, non mi focalizzo assolutamente su queste cose perché secondo me sono più facili da craftare rispetto a craftare proprio le reliquie. Piuttosto voglio giusto farvi vedere un po' cosa c'è. In particolare qua dove vedete tutto quanto compreso l'armor, l'armatura, sarebbe gli altri pezzi dell'armatura. Io consiglio, soprattutto se siete in una parte, diciamo, iniziale del gioco, o comunque avete bisogno di una belt più potente, siccome sono molto difficili da trovare la belt, io consiglio sempre di craftarla. È una delle cose fondamentalmente più utili che potete trovare, se magari la trovassi io stessa. Fit, va bene. Ah, eccola. Insomma, comunque qualcuna di base c'è sempre. E ripeto, avete comunque una versione potenziata di qualcosa che avete trovato, quindi è sempre meglio craftarla la balta. Allora, detto questo, invece qua troviamo appunto i vari accessori, queste cose qui. E sotto abbiamo tutti quanti, ma veramente tutti quando trovate le blueprint. Tutti i vari materiali. I materiali servono per craftare praticamente qualsiasi cosa. E quelli più rari sono qui, li vedete in giallo. Infatti sono quelli anche più difficili da craftare. Invece tra i materiali di questo tipo qui potete craftare cose a caso di tipo leggendario, sì. Mentre invece andando sotto ci sono tutti questi materiali, diciamo più rari, quelli più introvabili all'interno del gioco, che se ottenete la ricetta è possibile craftarli. Tipo questo che è molto ricercato come materiale e così via. Quindi comunque. Sì, potete craftarli, ma avete bisogno di altri materiali altrettanto rari. L'unica cosa che potete craftare praticamente fin da subito è questa, la Skeleton Cave, perché viene data con una missione la blueprint. Vabbè, detto questo, soffermiamoci più nel dettaglio sul video. Dicevo, vorrei provare a fare una delle reliquie più difficili. Che sono. Ah, in realtà adesso che ci penso vi dovrei anche mostrare come trovare queste benedette cose. Sì, va bene, andiamo a fare quello. Ah, queste in realtà non sembrano le cose più rare del mondo perché nessuno le ha, ma c'è un modo per trovarle ed è un modo abbastanza segreto. Oddio, come si aprono i portali con il mouse. Bello questo video. Sarà molto molto bello. La cosa più ridicola è il fatto che non lo sto facendo nemmeno come video iniziale, quindi dovrei essere un pochettino più esperto almeno a fare i video. Invece no, vi vedete tutto questo qua. Che bello. Ah, comunque bisogna andare. Bloodgrove. Non lo so come è tradotto in italiano. Bosco sanguigno può essere? Sì, credo di sì. Vabbè, comunque andate qua al portale, poi si va a sinistra sotto questo ponte, vedete che c'è una cosina qui. E andando più sopra in realtà potreste anche vedere da qualche parte dentro la mappa. Un attimo che mi ricordo che siamo andati da qua. Ok, allora dicevamo. Qui si vede che c'è una sorta di isoletta e qui c'è un mercante. Lo si vede già da qua in realtà, quindi si può intuire che c'è qualche segreto. Comunque, dicevo, quindi dal portale si supera questo mini ponte, si va giù. Si uccidono questi nemici magari. Ok.
sono riuscito a liberarmi la strada. E nella mappa è possibile vedere questo punto, perché sembra come un passaggio, si capisce che è un passaggio. Basta andare da qua, poi si passa, come dicevo, qua sotto. E qui troviamo il mercante, che tra l'altro protetto dalle guardie, perché vi diranno che è un mercante veramente raro, cioè che vende veramente cose rare, quindi no. E niente, vi prendete quelli che ci sono, quindi questo coso tra. Altre cose, boh, sì, anche le altre cose in realtà vengono usate per il crafting, però adesso non ci servono. Come si aprono i portali, come si aprono, come ho aperto il portale prima, così. E niente, torniamo a craftare. Dopo 10 minuti di video, torniamo a craftare. Ma in realtà, diciamo, è molto breve il procedimento, per questo me la sto prendendo veramente con comodo. Ah, niente, quindi questa è l'area segreta. Un'altra area segreta in realtà per craftare potrebbe essere sulla mappa. Vediamo un attimino. Andando da Bulbit Village dovreste trovare questo punto qui, fondamentalmente dovreste andare qui, ma penso che ve lo spiegherò in un altro video, perché è anche un pezzo di lore, quindi non ha importanza per il momento. Dicevamo, io adesso voglio craftare quindi questo Miss Mortalism, che attualmente posso craftare, ma ripeto, io posso craftare praticamente tutto perché ho già i materiali di base. E quindi andiamo a craftare. Questo può esserci utile per craftare le altre cose. Arrivando a una delle reliquie più rare, che sono quelle mitiche, le troviamo qui. Io uso mettermi in multiplayer per questa cosa qui che si può fare, ovvero linkare le reliquie. Quindi magari scelgo una reliquia da craftare e poi mi baso su quella. Questa cosa la trovo molto utile, perché almeno cerco direttamente il nome della reliquia senza stare a perdere troppo tempo. Comunque, per craftare questa reliquia ci serve la reliquia Specter, che è l'Empowered, poi abbiamo Salvation, che invece è Mythical, Sacrifice, che dovrebbe essere tra quelle più facili da craftare, se non ricordo male, e Corruption. Va bene, allora andiamo a craftare prima. Quello, ho detto che quella, ecco, no, scusate, questa Spectre è quella più facile da craftare in realtà. Spectre, eccola qui. Va bene, in realtà non dovrei avere i materiali, quindi fate caso che non li abbia. Ma in realtà questi sono di base, quindi una persona normale potrebbe pure averli. Comunque, abbiamo craftato questo. Adesso dobbiamo trovare le altre. Ripeto, io adesso sto facendo così per farvi un po' vedere tutto quanto il procedimento. Però in realtà, nel momento in cui abbiamo acquisito i nomi, io farei così. Ovvero mi dirigo alla reliquia e, sempre utilizzando il metodo di linkare in chat le cose, linko anche le altre reliquie che servono, quindi Salvation, insomma quello che ci manca per poter craftare. E faccio una ricerca per nome, e questo sarebbe il metodo invece più veloce per farlo. Ah, per fare Salvation ci servono queste altre reliquie. Sì, lo so, sembra complicato, ma ripeto, è tutta un'impressione. Non sapete quante reliquie ho craftato. E ci servono quindi queste altre, andiamo a cercare.
Perché stare qua se ci serve Aunt. Perché stare Aunt. Ci servono queste altre glacier, corruption e equilibrium. Ok, no, questo è facile. Ah, ma non ho tra l'altro l'aspetto al longsword, mi sa che si può craftare pure quello. È tutto un craftare tutto quanto, tipo come se ci fosse una grande reliquia che contiene tante altre piccole reliquie, stile matriosca praticamente. Quindi mi servono due equilibrium. Aggiungo questa parte post montaggio perché nel fare il montaggio mi sono resa conto che parte del video non me l'aveva registrato, di conseguenza ho dovuto anche togliere l'audio. Comunque nell'ultima parte fondamentalmente dove vi mostravo come costruire una reliquia, che è la cosa più difficile da fare, dicevo anche che non avevo comunque, mi mancava un materiale e dovevo andarlo a cercare. E nel frattempo comunque vedrete che vi ho mostrato almeno come craftare le reliquie di base. Chiedo scusa per questo intoppo.